Pedro, accomodati. Vuoi una tazza di tè? Vuoi bere qualcosa? Ciao, io mi chiamo Sidney. Benvenuto sul mio canale Sid sul tubo e in particolare sulla mia rubrica Russaliana, appunti russi con italiana, in cui ti racconto della mia vita quotidiana in Russia. Ho promesso un po' di tempo fa di raccontare come si usa bere il tè in Russia e anche di parlare delle caramelle, o più precisamente dei cioccolattini, che si usa mangiare in Russia. Cominciamo preparando il tè. Questa sera prepariamo il tè nero con il cebriez. Cebriez o simian, cioè timo. Questo è Pure Ceylon Tea packed in Sri Lanka. Io so benissimo, perché essendo italiana lo so, che in Italia normalmente non si usa offrire il tè quando viene un ospite. Ma non mi scrivete nei commenti, ma io e la mia amica glielo offro sempre quando viene. Sì, tu glielo offri, però l'Italia è famosa per il caffè. Il tè si preparava. Si va ospiti da qualcuno e quando ti chiedono se vuoi del tè, subito ti chiedono anche quale tè vuoi. E nella casa di un russo normalmente ci sono almeno 4-5 tipi di tè. A casa nostra in questo momento ci sono il tè bianco, il matcha, il tè nero, il tè verde, la camomilla e il karkadè. All'interno delle tazze in Russia si fa sempre questo alone giallo-marroncino, impossibile da lavare con il detersivo per i piatti, e si fa proprio per il fatto che giorno dopo giorno qua si beve il tè, come si toglie con il bicarbonato di sodio. Il tè, come si dice in russo, zavarivaezza, cioè va in infusione, quindi noi abbiamo aspettato un po' e adesso io verso il tè. Per me e per te, tè in fre. Una cosa molto importante da sapere, inoltre, sul tè russo è che, e questa tradizione probabilmente deriva dall'esigenza di risparmiare anche sul tè, è che i russi, molto spesso non preparano il tè fresco, ma preparano il tè dalla zavarca. Se il tè zavarivaezza, quello che rimane dopo l'infusione è la zavarca. Se rimane questo po' di tè e domani non vogliamo consumarne altro, possiamo domani prenderlo, dividerlo in due e allungarci solo l'acqua bollente. Ho conosciuto persone che questo tè così lo facevano durare anche 3 giorni. Anche 4. Al quarto giorno a me faceva un po' schifo bere quel tè, preferivo non rischiare. Però, se si fa rimanere il tè molto a lungo così e fa la muffa, con la muffa di quel tè ci si fa la kombucha. In Russia si usa dolcificare il tè con la marmellata. Quindi faremo così. Uno per me. Prego. Quindi mentre noi ci gustiamo questo tè, lo accompagniamo, come tradizione fare in Russia, con le caramelle, anzi più precisamente con i cioccolattini che in russo si chiamano kanfiete, e vengono normalmente in questo modo, in una carta, un wrapper, che in russo si chiama Pantik, che è di questa forma, così. I fantic dei cioccolatini venivano usati per fare un gioco, come quel gioco che noi facciamo con le figurine dei calciatori alla scuola elementare. Si giocava con i fantichi perché i fantichi dei canfiete hanno dei disegni molto belli, hanno dei nomi
che corrispondono più a quello che c'è sul Fantic, cioè quello che è disegnato sulla confezione, che al contenuto del cioccolatino. Sono cioccolatini tutti diversi, in realtà se non ti vai a leggere gli ingredienti piccoli piccoli non saprai mai che cosa c'è dentro fin quando non lo apri. Quindi tu non potresti mai sapere che Mishka Kasalapui, cioè orsetto con le gambe a tarallo, sì, perché Kasalapui significa con le gambe taralliformi, non potresti mai sapere che all'interno c'è un cioccolatino con del wafer all'interno. Queste sono quelle piccole cose in cui l'arte incontra il design. Per esempio, Mishka Kasalapui si chiama anche Mishka Kasalapui, ma sulla Fantic c'è una stampa, una piccolissima stampa in miniatura di Utra V. Sasnovam Baru di Shishkin. Famosissimo, lo potete vedere questo dipinto alla Galleria Tretiakov. Assaggiamo. Oh my god, no. C'è un po' di wafer dentro. E poi c'è un ripieno che non riesco ben a capire, ma è buono. Puoi provare. Questa caramella, come puoi vedere, è una caramella della fabbrica Krasny Oktyabr. La fabbrica Krasny Oktyabr, ottobre rosso significa, è la più antica fabbrica di cioccolatini in Russia ed è stata fondata originariamente nel XIX secolo da un tedesco che si chiamava Einem e così si chiamava la sua fabbrica. Ma dopo la rivoluzione russa, la fabbrica è stata nazionalizzata e ha preso inizialmente il nome di fabbrica di dolci numero 1 e poi è stata chiamata Ottobre Rosso e ha funzionato fino a qualche decina di anni fa, quando sono state accorpate tre grandi fabbriche di dolciumi russe in un solo consorzio. E queste tre fabbriche, che sono i maggiori produttori russi di questi cioccolatini, sono Krasny Oktyabr, Babaevskiy e Radfront. Ci troviamo al centro, alla stazione Kropotkinskaya. Vi stavo parlando della fabbrica Krasny Oktyabr. Si trova alle mie spalle. C'è scritto Tovarishestvo Einem 1851, se non mi sbaglio. È come si chiamava prima. Poi c'è il logo di Krasny Oktyabr, Rassiskie Traditsii Kacheswa, le tradizioni russe della qualità. Al momento lì non si trova più una fabbrica. In questo momento questo edificio funge da business center. All'interno ci sono dei pub, ci sono degli uffici. Per farvi capire dove ci troviamo, si trova sulle rive della Moscova. In questo punto ci sono anche diversi canali. Lì c'è il consolato italiano, cioè oltre questo ponte un po' più giù lì. Lì c'è il Cremlino. Lì c'è il tram Città Cecilia, cioè il tempio di Cristo Salvatore, che ha tutta una storia particolare, che vi racconteremo magari un'altra volta. Io una volta ho fatto un errore in russo, l'ho chiamato tram Krista Spasatelya, che si tradurrebbe come tempio di Cristo il Bambino. Lì invece, proprio dopo l'edificio della fabbrica di cioccolato, c'è una statua molto grande dell'artista Giorgiano Toritelli, che rappresenta, dicono oggi, Pietro il Grande. In realtà non è vero. Quando è stata costruita, quando è stata ideata, rappresentava Cristoforo Colombo. Hanno provato a sbolognarla diversi paesi, però nessuno l'ha voluta, tanto che era brutta. E per questo se la sono tenuti i moscoviti e fanno finta che rappresenti Pietro il Grande. Girando un film. Questa è una cosa inaspettata, in questo video non doveva esserci un film al centro di Mosca, però abbiamo visto i furgoncini, io ho avuto l'onore di stare 2 volte, dove si fanno il trucco, il parrucco e si vestono.
poi varie persone con le ricette sintetiche. Qualcuno con il megafono che dice così, tutti quanti, tutti parole che sta molto affascinante il mondo del cinema. Per specificare, cioè tutto questo avviene sul territorio di Krasnaya, in cui i cioccolatini stiamo mangiando mentre beviamo il tè insieme a voi. Ora ne proveremo uno di Babaevsky e uno di Rotfront e poi continuerò a darvi qualche spiegazione su che cosa c'è disegnato su questi fantichi. Bialachka, scoiattolino, però qui c'è sempre un doppio senso, perché la bielka è lo scoiattolo, ma la bielka, lo scoiattolino, può anche essere la bielaya gariachka, che è un nome popolare per descrivere il delirium tremens. Eccolo qua, c'è lo scoiattolo disegnato e questo tipo di canfieta si chiama grillage. Mi verrà la diarrea dopo questo video. Anche a te verrà la diarrea. Canfieta di Red Front Batonchik numero 1, design tra l'altro molto molto molto, questi sono proprio quei caratteri che ci stavano sui poster sovietici. Allora qui in fatto di design possiamo vedere solo i quadrati e i caratteri, non c'è un disegno, però l'ho presa comunque proprio per far vedere com'è fatta, no? Com'è fatto questo design e com'è fatta la caramella. Vedete com'è friabile? Praline! Abbiamo deciso che non ne proviamo più perché altrimenti sopra Slipnitz, cioè il culo si scolla. Nel frattempo comunque vi faccio vedere, continuo a farvi vedere il design. Questa qui, questa canfieta, si chiama Krasnaya Shapochka, cappuccetto rosso. Il design è dell'artista Rochenko. Papavero rosso, Krasny Mak. Krasny Mak è un balletto degli anni 20 dedicato alla rivoluzione, chissà come mai, e molto probabilmente non ho trovato conferma di questa cosa, però molto probabilmente il titolo della canfieta e il disegno richiamano proprio quel balletto. Karakum, questa canfieta si chiama come un deserto che si trova in Turkmenistan. Ho preso questa in sostituzione di un tipo che non ho trovato, le stalichne. E le stalichne sono delle canfiete sempre di Krasnaya Oktyabr che hanno sul fantic disegnata una delle stalinskie vysotkie. Le stalinskie vysotkie sono le sette sorelle, sono sette palazzoni altissimi con il punteruolo come albero di Natale, la stella in cima, costruite nell'epoca di Stalin. Le più famose che potete vedere se venite a Mosca ospitano l'MGU, il Ministero degli Affari Esteri. Questa qui che ho preso in sostituzione delle stalichki. Ah, stalichka significa stalichny, significa della capitale, quindi queste caramelle con le stalinskie vysotkie erano caramelle che rappresentavano la capitale, e la loro particolarità è che contengono la vodka, e venivano, non erano caramelle che un cittadino russo normale si poteva permettere, che mangiava con il tè, erano caramelle che venivano vendute agli stranieri come souvenir o venivano regalate per esempio a Capodanno, a impiegati, a persone, insomma, per il loro lavoro, insomma. Moncherie alla sovietica. Una specie di moncherie. E queste qui le ho prese in sostituzione perché si chiamano
però sono di un'altra fabbrica, Krupskoj, si chiamano Leningradskie. Ora riflettete, non Peterburskie, voi sapete che Leningrado era il nome sovietico della città di San Pietroburgo. Su ogni caramella di questa linea Leningradskie c'è disegnato un monumento che si trova a Pietroburgo. Questa è la Pietropavlovskij. Il mio autista. Ma non mi ricordo proprio una minchia. Ero convinta che questo fosse il Pietropavlovskij Sabor. Quindi, altra cosa, sulle carte dei canfieti non solo ci sono opere d'arte, ma vengono raffigurati monumenti o insomma luoghi di interesse delle varie città russe. Io sono stata, quando sono stata a Yekaterinburg, al mercato ho trovato le caramelle di Yekaterinburg. C'erano delle caramelle che a Mosca non si trovano, con altre figurine sui fantichi. Carnaval Nea Noč, sicuramente in onore del film Carnaval Nea Noč, che è un film sul Capodanno, un film umoristico in cui si fa molta ironia sull'assenza di umorismo nei quadri dirigenti in Unione Sovietica, perché i sovietici sapevano benissimo che quando l'umorismo comincia a morire significa che c'è qualche problema con le libertà. Lo sapevano, altrimenti non facevano questi film. Per lo stesso principio per cui avevo preso la Leningradskaja, mi è venuto lo sfizio, ma giusto così, non ce la mangiamo adesso, di prendere questo mini tortic Baltiski con il ponte di Pietroburgo che si apre sopra. Baltiski, cioè caramella baltica, no? Con il cioccolatino baltico. Sempre per sottolinearvi questa abitudine di mettere le varie dastaprimiciatelnosti, i vari luoghi di interesse, sulle carte dei dolciumi. Immaginate di andare a comprare un cioccolatino e sopra c'è scritto Colosseo. Poi di andarvi a comprare una caramella e sopra ci sta il David di Michelangelo. No, è più o meno così. E poi la celeberrima Aglionka, sempre un wafer con questa glassa di cioccolato intorno, la più amata da tutti i bambini. Aglionka è un poco come il bambino inquietante della barretta di cioccolato Kinder, però in Unione Sovietica. Oh, assomiglia un po' a nostra figlia. Aljonka, secolo Yelena Girinas, perché Aljonka è il diminutivo di Aliona, Yelena, era stata fotografata da suo padre, l'artista Mikhail Maslov l'ha disegnata e questo disegno è finito sulla carta di questa caramella. Con il nome di Aljonka è stata aperta anche una rete di negozi che vendono caramelle, cioccolatini e dolciumi prodotti in Russia, che si trovano normalmente al centro nei grandi centri commerciali e nei quali è possibile comprare dei souvenir, delle belle scatole di caramelle, di tè. Ecco il negozio, adesso entriamo e vi facciamo un po' vedere che cosa c'è. Di più, dite, abbiamo trovato le leggendarie Stalicne di cui vi parlavo. Ecco la Vysotka. Quanto è? Abbiamo appena speso 302,24 di caramelle. Sono le più costose. Non male. Adesso si sente l'alcol. Almeno non ci hanno mentito. C'è alcol. Adesso lo sento sulla gola. Adesso mi è venuta la voglia di prendere una bandiera rossa e di fare una marcia.
Iscriviti a questo canale e accendi le notifiche. E scrivi nei commenti qual è la caramella che ti è interessato di più a casa tua. Se provi il tè con la marmellata e le caramelle, fammi sapere che cosa ne pensi. Mmm, ho mangiato tutto da sola.